Abramo aveva viaggiato tanto. Da tempo, insieme alla sua famiglia, aveva lasciato il suo paese di origine. Dopo tanto viaggiare, arrivarono alle querce di Mamre, così si chiamava quel luogo. Lì aveva piantato la sua tenda, la sua casa. Un giorno Abramo era seduto davanti alla sua tenda. Faceva molto caldo. Dio decise di andare a trovarlo, proprio lì. Infatti, Abramo vide tre uomini. Subito Abramo gli corse incontro e gli disse: «Per piacere, non andate via. Permettetevi di offrirvi dell'acqua da bere e del buon cibo da mangiare». I tre uomini accettarono con molto piacere. Abramo era uno straniero in una terra straniera, eppure non ha esitato un attimo ad essere accogliente verso quei tre uomini. Gli ha offerto da mangiare e da bere e li ha ospitati nella sua casa, ovvero nella sua tenda. Con questo episodio Abramo è considerato il simbolo dell'accoglienza. In greco la parola casa si traduce con la parola oikos, ma oikos significa anche famiglia. In questo tempo del creato tutti i cristiani, tutte le cristiane, questa grande famiglia, vogliono prendere l'impegno a rinnovare la nostra casa comune, l'oikos di Dio, prendendosi cura di quello che ci circonda affinché la vita possa rifiorire. Una tenda di Abramo sarà piazzata là dove si vorrà prendere l'impegno a salvaguardare la nostra casa comune.